Regola numero 5. Per una semplicità espositiva, tra tu man sema le tre vocali dell'ABC piemontese O, U, U, che lui ancora ne viste e che a stan a indiche in una parola piemontese, la presenza di uno di questi tre fonemi, la O italiana, la U italiana o desnola U francese. La vocale O, accentata con l'accento greu, la si pronuncia come la O italiana. La decisione di rappresentare questo fonema con una O accentata alle dovuta al fatto che in tutte le parole piemontese questa vocale è sempre tonica. Una sernia che tra l'altro semplifica la lettura del testo perché evidenzia la posizione dell'accento, come le parole nostro, ostu, ort. La vocale U, dunque la O non accentata, indica la presenza del fonema corrispondente alla U italiana, come le parole moral, umbra, ustagi. Se trovi la lettera U accentata, ma attenzione, accentata con l'accento aus, vuol dire semplicemente che su sta vocale idroca l'accento della parola come le parole urdin e undes. La pronuncia della vocale è sempre quella della U italiana. La vocale U, accentata e non accentata, indica la generalità di caso la presenza del fonema corrispondente alla U francese, come le parole Turin, pulpit, multa. Fa eccezione e si pronuncia come la U italiana in ti di tung, in due l'accento a drocanen in sima chila. E parai in le parole quarta, guastè, guara, guarnè, guida, quatè, question, quinta, quota, quotidian. E parenti di tung, indua la U a segue una vocale accentata, come le parole caud, cauda, faus, taula, pausa, sausa, saut, nausea. As pronuncia come la U francese, in ti di tung, in ti yat, indua la U alle accentate, sia espressamente che nen. Esempi di yat e di tung, indua alle nen espressamente accentà, fiusa, fium, giugno, digiun, piuma, paura. Esempi di yat e di tung, indua la u alle espressamente accentà, splua, batue, aus, baul. In ti tritung, la U aspronuncia l'italiana se nen accenta come le parole miaule. Le regole e pronuncia relative alla vocale U in ti ditung, yat e tritung sono uniche a presentare qualche complicazione che supero con l'esperienza. Regola numero 6. Le consonanti C e G hanno regole di pronuncia praticamente stesse a quelle italiane. La C e la G pronunciano con suono duro ed non una consonante o alle vocali A, U, O, U, come le parole cadrega, conte, scola, scur,
Aksan, Gabiot, Gula, Gorba, Dosgust, Ingranagi, Ingres. E as pronuncio con son dus annansa le vocai E, E e I. Cument le parole accent, I marcerai, Ciman, Ciò, Gent, Gemme, Giaun. I digram C e G alan sempre in son dur et confin et parola come en curde, cur, mac, jug, blague, lung, garsin. Le sole regole pronuncia caratteristiche del piemontese, car sguardo le litere C e G, slang ma quan custe astrovo un fin et parola. I troverebbe mai parole che finisso con una sola C, una sola G, ma però finì con una dubbia C o una dubbia G. In questo caso il gruppo consonanti che si pronuncia rispettivamente come una C, una G, dusa, come le parole switch, contach, mag, formaggio.